Nelle puntate in onda fino al 27 luglio vediamo Alberto lanciare un appello. Un posto al sole vi aspetta ogni giorno su Rai 3 alle 20:40. La soap riscuote un grande successo nonostante siano 20 anni che viene trasmessa. In queste puntate tiene banco l'omicidio di Veronica. La donna è stata uccisa durante la festa per il suo compleanno. Alberto Palladini viene arrestato per questo crimine, ma continua a proclamarsi innocente. Dubbi su Alberto, vero colpevole dell'omicidio. Alberto, in carcere da giorni per l'omicidio Viscardi, continua a proclamarsi innocente. Dalla cella lancia un disperato appello a Valerio per far sì che confessi di essere lui il colpevole dell'omicidio. Intanto la Giordani, vedendo l'affinità che Roberto ha con Vera, insiste affinché la ragazza le venda le sue quote. Valerio sta causando parecchi problemi ai cantieri e inizia a diventare d'intralcio per la figlia che gli manifesta il suo malessere. Due personaggi molto amati, dopo varie vicissitudini, finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Franco sistema una questione di lavoro e poi si concentra sui preparativi dell'imminente matrimonio con Angela. Elena, in vista del processo contro Enriquez, ha un duro confronto con l'uomo che tenta di metterla in cattiva luce. La donna però è convinta e prosegue nella sua battaglia contro l'avvocato per le molestie ricevute. Serena riceve una brutta notizia. Andrea vede che le cose tra Patrizio e Rossella stanno migliorando e consiglia al ragazzo di far sì che la situazione si sviluppi da sola senza pressioni. Quest'ultimo non ascolta i consigli e propone alla ex fidanzata di partire per le vacanze. Lei, seppur titubante, accetta, dato che sente qualcosa per Patrizio. Tra Filippo e Serena, dopo la brutta lite, sembra che le cose si stiano risolvendo, ma alla ragazza arriva la notizia della morte di suo padre Gigi. Serena è a pezzi e vorrebbe il marito vicino, ma Filippo è preoccupato, dato che i suoi investimenti sono andati male. Vera e Roberto sempre più uniti. La morte di Veronica ha sconvolto Vera, che sembra l'unica veramente affezionata alla zia. Dal suo testamento Valerio è stato escluso e l'unica a beneficiarne è proprio la figlia dell'uomo. Vera trova in Roberto un ottimo amico, ma tra i due l'attrazione è palpabile e il loro rapporto non rimarrà solo d'amicizia. Stando alle anticipazioni, Roberto sarà sempre di più dalla parte di Vera e la aiuterà nella gestione dell'impresa di famiglia. I due, durante una serata romantica, arriveranno a essere molto vicini, tanto che faticheranno a trattenere i propri sentimenti e ci saranno degli sviluppi inattesi.